Ciao prof. Carlo Martelli, cittadino senatore, lo conosciamo già a Novi, è già venuto una sera che abbiamo fatto un bellissimo convegno sullo stop al consumo di territorio, l'ambiente e tutte le problematiche. E poi c'è anche un discreto fisico, no? Sì, in effetti ho abbastanza caldo, come va? Bravi, bravi. Allora, noi invece non riusciamo a farci buttare fuori, neanche chiedendolo esplicitamente. Perché non so se l'avete visto, quando Grasso a un certo punto ha detto volete che procediamo a un'espulsione di massa, io gli ho urlato, dai, buttaci fuori tutti. Ignorato completamente. Soltanto il povero Alberto e Vincenzo Sant'Angelo si sono fatti buttare fuori, ma non so com'è che ci siano riusciti. Comunque abbiamo intenzione di riprovarci, eh? E abbiamo intenzione di riprovarci perché? Perché basta con questa gestione della democrazia che si chiama fascismo, perché è la verità. Allora voi immaginate, poi vi racconto anch'io cosa è successo giusto perché bisogna rimanere incazzati. Voi immaginate, noi abbiamo un regolamento del Senato dove ci sono degli articoli che dicono delle cose e degli articoli che dicono il contrario. Quindi è quello che ho fatto notare alla Presidente di turno, dico io voglio che si convochi una giunta per il regolamento per decidere come procedere, perché ogni volta che noi citiamo un articolo voi ne citate un altro che dice il contrario, allora mettiamoci d'accordo, oppure diteci se c'è un'altra versione del regolamento, la versione B, che è diversa dalla nostra, dove c'è scritto che la Presidenza ha facoltà di fare quello che vuole, perché è questo che bisogna chiarirsi. Pensate che sul regolamento, articolo 90,2, c'è scritto che tu hai il diritto di chiedere che un articolo di un decreto legge o di una legge venga stralciato, purché quell'articolo abbia un contenuto autonomo. Allora noi avevamo un decreto legge che aveva due articoli. Il primo era il decreto e il secondo era questo decreto entra in vigore a partire da. Io le ho detto, io chiedo che venga stralciato l'articolo 1 e quella dice non puoi farlo. Perché quello è il decreto legge, io dico sul regolamento c'è scritto che io ho il diritto perché quell'articolo è autonomo. E sapete cosa mi ha risposto? Beh, la Presidenza decide che non puoi farlo. E quindi niente, basta. Quindi chiediamo se c'è un altro tipo di regolamento. Bene, detto questo, io sono stato in Commissione Affari Costituzionali perché voi sentite il bisogno di una riforma del Senato, vero? Vero? Cioè, assolutamente voi avrete più stipendio e starete meglio se il Senato verrà riformato o cancellato. Questo è quello che pensa Renzi. Allora, sono stato lì, ho fatto il mio discorso e mi sono letto il disegno di legge costituzionale. Ci sono 8 punti. Il proponente invoca 8 punti a sostegno della sua tesi. Gli 8 punti sono tra gli altri. Il Senato va riformato perché si fanno troppi decreti legge. Che li fa il governo, oppure perché i decreti legge sono eterogenei, ma i decreti legge li fa il governo, questo è un altro dei punti, oppure perché il governo non riesce a dare attuazione ai provvedimenti legislativi, ma il governo è l'esecutivo, è lui che deve dare attuazione. E gli altri 5 punti sono dello stesso tipo, cioè sono 8 punti che dicono una sola cosa, aboliamo il governo, non il Senato. Ma la cosa più fantastica è che nella relazione introduttiva c'è scritto che avere un Senato elettivo come quello attuale è pericoloso perché c'è il rischio, non c'è la parola rischio, che il senatore eletto faccia gli interessi dei cittadini. C'è scritto questo e allora uno dice aspetta un attimo, aboliamo anche la Camera, facciamo una bella dittatura, risolviamola così. Comunque la cosa bellissima è che quasi tutti, eccetto i capigruppo del PD che è Zanda e di Scelta Cinica, a parte quei due tutti erano contrari. Io ho visto gente del PD sputtanare in diretta al proprio capogruppo dicendogli guarda hai fatto una figuraccia, è meglio che la smetti, non dici più niente perché quello che hai detto non ha senso. Questo per capire che stanno alla frutta, eh? Questi stanno per andarsene. Più in generale, quello che vi voglio raccontare è uno schema. Prendetelo bene, guardatelo bene perché è lo schema con il quale ci fregano. Lo schema funziona così. Io ti faccio una promessa, faccio una dichiarazione. Ti dico che aumento le pene per il voto di scambio politico mafioso. Articolo 416 ter del codice penale. Poi non lo faccio. Poi cosa faccio? Introduco un articolo addizionale che abbassa le pene per chi fa il voto di scambio. Erano 7-12 anni, diventano 4-10.
Quindi io ho promesso una cosa e ho fatto il contrario. E perché 4 anni? Perché così accedi a quei riti premiali che ti permettono di non andare in galera. Quando gliel'abbiamo detto, lì che si sono incazzati come delle iene, perché gli abbiamo svelato il gioco. C'era Zanda che aveva la bava alla bocca, quelli sono bei momenti. Vedere Zanda con la bava alla bocca sono bei momenti. Oppure, attenzione, decreto legge per gli abbattimenti delle case abusive. Noi abbatteremo le case abusive. Uno dice, ma questo è già previsto, se tu fai una casa abusiva te la buttiamo giù. E allora a cosa serve questo decreto legge? A non fare gli abbattimenti, perché sostanzialmente dice, facciamo un elenco di priorità, stabiliamo con che ordine vanno abbattute le case abusive. Allora intanto che fanno questo elenco e litigheranno per decidere il tuo caso in che punto si colloca, non si abbatterà niente. Già così ci vorranno 1400 anni per abbatterle tutte, figuratevi dopo, che uno dice, fai una cosa, non fare niente, tanto cadranno da sole prima dei 1400 anni. Oppure terra dei fuochi, un decreto legge che riguarda la bonifica della terra dei fuochi. E uno dice, e finalmente, con tutta questa spazzatura che ci ha messo, che cosa fa questo decreto legge? Allora dice che bisogna controllare i terreni agricoli che sono già controllati, non c'è bisogno. Quando gli abbiamo detto, sì, ma come li controllate? E loro dicono, facciamo i campionamenti. Il generale del Corpo Forestale dello Stato ci ha detto, con le fotografie aeree si riesce a vedere. Al che abbiamo messo come emendamento, facciamo il telerilevamento. No, non si fa. Perché? Perché no? Non si fa. Quando gli abbiamo detto, ma stai attento che se tu peschi l'acqua inquinata da sotto e poi ci irrighi il campo, inquini anche sopra. Quindi facciamo un monitoraggio delle falde? No. E gli abbiamo detto, ma non è che per caso vuoi fare delle biomasse, cioè vuoi fare coltivazioni non alimentari per bruciarle? Silenzio. Dopo, in separata sede, uno di scelta cinica mi dice, ma perché ce l'hai con le biomasse? E dico, allora vedi che ho ragione, volevate fare le biomasse. E quindi quello è un decreto legge che non vuole fare le bonifiche, vuole solamente stabilire dove andare a coltivare le biomasse, perché così invece di coltivare roba da mangiare coltiviamo roba da bruciare. Così se per caso questa roba da bruciare tira su sostanze tossiche, la bruciamo e poi le spargiamo in giro. È fantastico, no? Oppure ancora, perché gli esempi continuano, vedete lo schema, io faccio una promessa, poi faccio un'altra cosa. L'altra promessa è un decreto legge sulle emergenze ambientali, Taranto. Uno dice, finalmente, basta con l'Ilva di Taranto, facciamo qualcosa. Sì, facciamo così. Le prescrizioni che sono state date alla proprietà si intendono rispettate se tu le cominci. Ma neanche tutte. Il 20%, l'80%. Se tu, pensate, il paragone è questo. Casa tua risulta costruita, se tu mi fai vedere la bolletta di acquisto, solo la bolletta di acquisto dell'80% delle cose, ancora non hai montato niente, però si intende già finita, che puoi andarci ad abitare, sei solo iniziato. Questo è la tutela ambientale della città di Taranto. Vedete lo schema? Lo schema funziona così. Quindi quello che noi vogliamo dirvi è, state attenti, andate dietro a quello che c'è, cioè sentite il proclama, sentite la stronzata, andate dietro e andate a vedere cosa c'è dietro, perché dietro c'è sempre fumo. Gli 80 euro, la mancetta degli 80, sembra Cetto la qualunque, l'avete visto il film? Sì. Quando Cetto dice, daremo 1000 euro a tutti, sono 9,60, vabbè, non sa fare i conti, c'è la tredicesima. Voi pensate che vi daranno 80 euro? Allora, a qualcuno li daranno, ma quelli li pagheremo molto di più. Ci sarà l'incremento della tassazione sui conti correnti, per esempio. Ci sarà l'incremento della tassazione sulle transazioni finanziarie. Uno dice, ma che me frega? Cos'è una transazione finanziaria? Tu compri un bot, lo vendi, è una transazione finanziaria. Non è un pacchetto da 100.000 azioni dell'ENI, 1.700.000. No, sono anche le piccole cose, quindi in ogni movimento che voi farete sul vostro conto corrente ci sarà un po' di tassa in più. Quindi ti metto 80 qua, ti infilo una mano dietro, ti tolgo il portafogli, il bancomat e tiro via ben più di 80. Perché guardate che è sempre così, la somma è sempre a favore del giocatore. E come ultima chicca, visto che è stato citato il gioco d'azzardo, io lo voglio sempre dire, si chiama emendamento Chiavaroli, potete andare sul Senato, cercate l'emendamento Chiavaroli. Diceva questo, se un comune si oppone all'apertura di nuove sale slot, quindi causa un minore introito per lo Stato gli taglia i trasferimenti. Cioè se tu cerchi di fare virtuoso io ti tolgo i soldi, perché? Perché una parte del bilancio dello Stato ha bisogno degli introiti del gioco d'azzardo. Quindi non è possibile che lo Stato da una parte faccia il moralizzatore e dall'altra fa quello che fa il contrario, fa il biscazziere. Cioè questo è un conflitto di interessi che non può sussistere.
E poi l'ultima, veramente l'ultima. Uno dei motivi per cui i 98 miliardi sono evaporati è un emendamento che ha praticamente ridotto tantissimo le sanzioni per il distacco delle macchinette dal server. È una cosa un po' complicata. Comunque le macchinette del gioco d'azzardo devono essere sempre collegate ad un server centrale che monitora la loro attività. Se tu le tieni staccate, paghi una penale. Quella penale è stata ridotta in modo infinitesimale perché? Perché per esempio una delle società concessionarie fa capo a Marina Berlusconi e alla Mondadori. E quindi vedete che qualcuno che è stato lì per 20 anni è stato molto bravo a fare i suoi interessi e continua a farli con tutte le persone che ci sono dentro. Adesso ha trovato una testa di paglia che si chiama Renzi, che porterà avanti il suo lavoro. Quindi è stato anche furbo, ha trovato qualcuno che è stato disposto a farsi bruciare e a farsi mettere lì come presidente del consiglio. C'è cascato, perché quello voleva andare a elezioni, scalpitava. E Napolitano cosa ha pensato? Aspetta un po', vuoi fare il presidente del consiglio, te lo faccio fare, così stai buono e non rompi più. E lui c'è anche cascato. Questo si brucia per eccesso di ego. Questo è il nostro vantaggio, che ci sono queste persone che sono vuote, e siccome sono vuote si fanno fregare. L'importante è che sono loro che si fanno fregare e noi che li freghiamo. Quindi continuiamo a stare svegli, attenti, e loro perderanno e li manderemo a casa tutti.